Era certa, come mei dita Egle a cura di VB. Per festeggiare la guarigione, Egle si recò per qualche giorno con Vasile a Bucarest, nell'università in cui si era laureata. Nella facoltà di storia assistettero ad una lezione sul dispotismo illuminato del XVIII secolo. Mentre ascoltavano la lezione, Egle scrutava Vasile per partecipare della sua salute ritrovata. Era certa che il processo di visualizzazione e quindi di guarigione aveva agito al meglio quando lei aveva coinvolto i suoi sensi fisici. Aveva cioè immaginato di stare accanto al letto del cugino e di percepire l'odore della stanza chiusa, l'aria carica di medicinali, la temperatura e l'umidità della stanza, i rari rumori della stradina del paese. Aveva persino visualizzato di mangiare i dolcetti che la zia aveva lasciato sul comodino di Vasile. Per mezzo della vista, dell'udito, dell'olfatto, del tatto e del gusto spirituali, Egle aveva dato dunque alla sua meditazione una grande intensità che si era impressa nell'inconscio e quindi nei corpi superiori del cugino. La lezione all'Università di Bucarest si teneva in un'aula modesta ed affollata. Vasile scrutava le decine di persone che giudicava dei traditori, poiché lui e i suoi genitori avevano nostalgia di Ceausescu e dell'ordine imposto dal suo regime. Egle invece si guardava attorno con aria distratta, in attesa che quella noiosa lezione finisse, per chiedere ancora al cugino i passi della sua guarigione. Un giovane sui 30 anni, capelli corti e ricci, con gli occhiali, la fissava e si vedeva che la valutava. Ad Egle il giovane piacque perché il suo sguardo accarezzava la sua femminilità. Ma qualche minuto dopo vide che il giovane scambiava un cenno d'intesa con una studentessa seduta dalla parte opposta dell'aula. Una ragazza scialba con folte sopracciglia nere. Al termine della sostenuta battaglia di sguardi, Egle rimase delusa e fu ancora più certa che, più che una donna, lei era ormai una creatura che doveva agire a favore degli altri. La lezione non finiva più. Il professore chiese agli studenti una definizione di liberalismo e la risposta di uno studente fu approfondita. Forse perché il comunismo era finito da tempo, lo studente ebbe persino il coraggio di dissentire dal docente sul concetto di nuovo liberalismo e l'aula fu subito in tensione. In Romania c'era ancora chi viveva di contrasti politici e ancora una volta Egle si ritenne estranea a ogni tipo di separazione. Prima delle sue meditazioni e poi preghiere, si era chiesta più volte come poteva essere fallito il comunismo che pure aveva espresso la forma coscienza di tanti popoli e così a lungo. Come poteva fallire qualcosa in una realtà che lei riteneva tanto perfetta da essere divina. Nel corso delle sue meditazioni le era arrivata questa risposta. Nel regno della media evoluzione, che è ancora il regno dell'io, il comunismo, come tutte le ideologie, non poteva non consumarsi. Eppure, nemmeno il comunismo aveva tradito la sua funzione spirituale, che era di dissodare milioni e milioni di coscienze che, grazie al comunismo, avevano intuito orizzonti più ampi.